The Secret of Monkey Island è, a detta di molti, il massimo esponente della categoria dei giochi avventura punta e clicca. Gli avventurieri che lo iniziano strabuzzano gli occhi davanti ad un gioco incredibilmente fantasioso e divertente, che offre un mondo assurdo eppure credibile, basato sui più grandi luoghi comuni della storia sulla pirateria. Il protagonista è Guybrush Threepwood, un ingenuo ma ingegnoso giovane che sogna di diventare un temibile pirata. Gli altri due coprotagonisti della vicenda sono il cattivissimo pirata fantasma LeChuck e la bellissima Elaine, della quale sia Guybrush che LeChuck sono innamorati. Un viaggio tribolante porterà Guybrush sulla famosa isola delle scimmie del titolo per salvare il suo amore Elaine dalle grinfie di LeChuck e, perché no, scoprire magari il famigerato segreto di Monkey Island. Sono passati quasi 20 anni dall'uscita di The Secret of Monkey Island e tanti bei giochi si sono susseguiti nella storia dei videogames. Ma perché allora Monkey Island rimane in vetta? Cosa lo rende la più bella avventura grafica di tutti i tempi? In questo video cercherò di stilare una classifica dei 10 motivi per cui Monkey Island è ritenuto un capolavoro senza tempo. 10. Lo Scumbar. Il primo locale visitato nel gioco sarà probabilmente lo Scumbar. Ci si sente subito coinvolti tra i pettegolezzi dei filibustieri, a metà fra uomini veri e lavandaie sboccate. Il siparietto con i tre pirati dall'aspetto importante poi vale da solo l'acquisto del gioco. 9. Mele Island di notte è stupenda. La prima ambientazione del gioco è un'isola caraibica di nome Mele Island. Girovagare per l'isola è un piacere, non solo per gli occhi. Nonostante la grafica senta il peso degli anni, Mele Island risulta ancora oggi stupenda, con fondali e scenari in pixel art che sono veri e propri capolavori e risultano evocativi ed espressivi, anche oggi. 8. Due sezioni lunghe e due corte. Si è subito catturati dalla prima sezione su Mele Island e ci impegniamo così tanto sull'isola che ce ne innamoriamo e dispiace tantissimo quando dovremo abbandonarla. Per questo motivo i ragazzi di LucasArts hanno pensato bene di inserire una sezione più corta, che possa riposare l'avventuriero. La seconda parte infatti si svolge su una nave e dura un solo enigma. Nella terza sezione si sbarca finalmente su Monkey Island, qui la trama aumenta di nuovo il ritmo e assume un crescendo straordinario che porta al gran finale. 7. La insolita storia di pirati. Nella notte degli Oscar c'è un premio che va alla miglior storia non originale. The Secret of Monkey Island fa proprio questo, cioè propone una narrazione diversa della classica storia di pirati che conosciamo tutti, fin da bambini. Il gioco inoltre ironizza sui luoghi comuni, tanto da farli diventare i suoi punti di forza. 6. La Voodoo Lady. Incredibile che un personaggio del gioco stesso ci preannunci qualcosa che accadrà, è una trovata geniale che rende molto più accattivante il gioco. Siamo infatti incuriositi dalle sue profezie e siamo spinti ad andare avanti per verificare la veridicità del suo verdetto. Siamo al giro di boa, al quinto posto ci sta il pollo con la carrucola, simbolo degli enigmi. Gli enigmi di The Secret of Monkey Island rasentano la perfezione. Sono surreali, ma mai scontati, mai impossibili. Si sa sempre quello che si deve fare e se non lo si sa, si ha sempre comunque qualcosa da fare. Alcuni passaggi non sono proprio chiarissimi ad un primo sguardo, ma in linea di massima è evidente il grande lavoro degli sviluppatori nel rendere assolutamente giocabile l'avventura e godibile ad ogni età. 4. Il finale che tutti si aspettavano è pure stupefacente, cioè figuriamoci che va a finire così. Niente da dire di più per non rischiare spoiler per chi non lo ha giocato, ma chi lo ha giocato capisce cosa intendo. Posto più basso del podio per la colonna sonora. A partire dal brano introduttivo, la colonna sonora ci cattura per non abbandonarci più. Il tema principale, il tema di LeChuck, quello dello Scumbar, sono uno più bello dell'altro. Una colonna sonora magistrale. E pensare che la prima versione era già fantastica, pur essendo composta solamente da suoni ad 8 bit. Secondo posto per il pirata fantasma LeChuck. Applausi per l'antagonista per eccellenza. L'uomo cattivo ed astuto che trae gusto nell'ingannare e nel fare male, e che uccide tutti coloro che incontra sul suo cammino. Il fatto che si innamori perdutamente di Elaine, inoltre, lo rende un personaggio verosimile, un antieroe a tutto tondo, insomma. Primo posto per Guybrush ed Elaine. Il protagonista e la sua compagna sono testimoni perfetti del colpo di fulmine e dell'amore impossibile, un classico al giorno d'oggi. È per questo che sono credibili, ed è per questo che ci piacciono così tanto, una delle coppie più belle dei videogiochi. Ma qual è il segreto di Monkey Island, infine? Se non lo avete mai fatto, prendete in mano questo capolavoro, finitelo d'un fiato e fatemi sapere se scoprite il segreto di Monkey Island. Io intanto vado a chiederlo direttamente alle Jack. Se avete gradito il servizio, ricordate di mettere pollice su, iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video.